Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi voglio fare una cosa un pochino più particolare, voglio provare un piatto tipico italiano qui a Coira. Io vivo in Svizzera, vivo e lavoro in Svizzera da un anno e mezzo e è chiaro che qui non si può mangiare come si mangia in Italia. Mi trovo nella Svizzera tedesca e qui si hanno proprio le abitudini un po' come nel Nord Europa. Allora, voglio fare una prova, voglio ordinare in un ristorante italiano, diciamo in un buon ristorante italiano, la pasta alla carbonara. Vediamo cosa arriva. Allora, ho già scelto il ristorante, un ristorante di cui non voglio fare il nome, ma per adesso diciamo per chi è del posto, è quel ristorante dove Justin Bieber, quando ha fatto il tour e si è fermato anche qui in Svizzera, è andata a mangiare perché ha girato un po' la Svizzera e si è fermata a Coira per mangiare la pizza. Allora, è un ristorante, come ho detto, italiano e hanno la pasta, carbonara, eccola qua. Allora, pasta all'arrabbiata, pasta carbonara. Il prezzo ci sta perché sono 20 franchi, sono 19 euro. 19 qualcosa euro, ma sono i prezzi svizzeri. La cosa carina, si può scegliere se vuoi gli spaghetti, le penne, i gnocchi, cioè col sugo alla carbonara, vabbè. Però in extra ci si possono mettere i funghi, i scampi, il pollo con la carbonara, ma stiamo scherzando, l'aglio, ragazzi, c'è anche il gorgonzola, non sto scherzando, il gorgonzola nella carbonara. Però poi, molto scandalizzato, sono andato a guardare anche la pasta all'arrabbiata e in pratica si può fare la stessa cosa, nel senso diciamo, è un modo di lavorare del ristorante che ti fa scegliere, ti fa spendere e ti fa prendere cose in più in base a quello che ti piace. Quindi ci può stare, no, non ci sta, però. Capito, no? Come al McDonald's quando potete comporre il panino e farlo un po' come vi pare. Vediamo se anche nella pasta al pesto. Anche alla pasta al pesto potete scegliere di prendere i tortelloni o metterci, che ne so, i frutti di mare. Ci sono i frutti di mare che ho detto, per la pasta al pesto. Ci devo fare una storia su Instagram, cioè è incredibile. Vabbè, e quanto pagheresti in più? 3 franchi, neanche tanto, eh. Ok, e potete scegliere se fare la porzione normale o grande. Pagando 3 franchi in più potete fare la porzione più grande. Allora, a noi della pasta al pesto al momento non ci interessa, vogliamo una bella carbonara. La prendiamo con gli spaghetti perché, ragazzi, gli spaghetti ci sta. Non prendiamo niente di quelle cose, anche se lo speck non è che ci starebbe male. No, sto scherzando. Vi dico poi gli ingredienti perché. No, anzi, non ve li dico, capito? Perché io qui l'ho letti. Dico che c'è, cioè, nel senso, qui c'è scritto che l'uovo c'è, è già una cosa buona. Poteva anche non esserci l'uovo e quindi essere molto molto male, ma di bello è che non c'è il prezzemolo, come in un video mio vecchio precedente dove ho mangiato la carbonara con il prezzemolo. Ragazzi, l'ordiniamo. 20 franchi, tac, vai al carrello, vai al pagamento. La consegna è gratuita, pago come mi pare. Pagamento effettuato con successo, ho pagato 20 franchi e 48 e ora aspettiamo che arriva il piatto, vediamo, abbiamo ricevuto il tuo ordine. Il tempo di consegna è dai 20 ai 45 minuti. Ok, dai, vabbè, aspettiamo. Ci vediamo tra un pochino. Ok. La confezione è veramente bella. I colori dell'Italia, scusate, pomodori, la mozzarella, il basilico. Vado a prendere una forchetta. A dire il vero, dovrei prendere anche un cucchiaio, visto dove mi trovo. Gli spaghetti si mangiano pure con forchetta e cucchiaio. Allora, una scatola. All'interno c'è la tristissima box di alluminio, ma va bene perché. Cioè, non è che dobbiamo. Ve la sentite? Ok, aspettate, venite un attimino qua. Quindi si vede lo speck. Questi forse sono pezzi di uovo.
Forse. Non so. Allora, l'odore della carbonara che conosco io non si sente, ma forse mi sbaglio. Ed è buono. Si sente la panna. Vabbè. Ok. Ma vogliamo fare una cosa? Prendiamo Non c'è neanche il parmigiano, non c'è neanche il pecorino, vabbè, il pecorino lasciamolo perdere, ma non c'è neanche il parmigiano. Comunque, cerchiamo di essere più razionali possibile. Forse non è questo gran piatto perché è dentro sto coso d'alluminio. La metto in un piatto. Così. Sto scherzando. Oh, adesso sì. Ora sì che è più bella. La panna è andata a finire alla fine. Proviamo. Proviamo. Ora sì, sa praticamente solo di panna e si sente l'odore e il sapore dello speck. Avete presente quell'odore affumicato dello speck? Proprio quello. Per il resto, ragazzi, l'uovo che hanno messo ovviamente, cioè un uovo cotto, un uovo che si è cotto. E questo, ragazzi, non ho preso questo piatto dal turco, come vi ho sempre, come vi dico, ma l'ho preso da, in un ristorante italiano anche di un certo livello. Ho pagato questo piatto 20 franchi e 48 che corrispondono a 19,50 euro. È un bel piatto perché sono più di 100 grammi, saranno 150, forse anche 200. Pimp my carbonara. Ci mettiamo un po' di pepe e anche un po' di parmigiano. Non ho il pecorino. Qui in Svizzera si trova un po' tutto perché non è che mi trovo in Germania o ancora peggio nel nord della Germania. Qui si trova il pecorino, si trova il guanciale, si trova tutto. Non capisco perché si ostinano a mangiare questo tipo di pasta che non ha niente a che fare con la carbonara, ma oltretutto la carbonara a loro gli piace. Questo lo so perché io lavoro come infermiere all'ospedale e quando fa il turno di domenica mattina ai miei colleghi gli cucino. E la domenica scorsa gli ho fatto la carbonara e è piaciuta a tutti. Quindi non capisco come facciano a riconoscere questo come carbonara. E vi dico, vi dirò, questa è una carbonara tedesca tranquilla perché non ci sono i piselli. Non ci sono i quadratini di prosciutto cotto, non c'è il prezzemolo, perché sennò rischiate pure di trovarci il prezzemolo. È un pochino meglio, ma di base fa cagare, quindi. Una pasta con la panna e una pasta in bianco con la panna, cioè cibo. Ah, c'è l'uovo. Fermi tutti, ho trovato una parte di uovo, ovviamente cotto. Non so se mette a fuoco a me o mette a fuoco. E forse se ordinavo per telefono potevo pure reclamare. Non fraintendetemi, cioè la sto mangiando non perché mi piace come carbonara, perché è comunque una pasta e poi anche se faccio video così, quello che si ordina si mangia, non si butta niente perché comunque è cibo. Per l'ordine ci hanno messo poco più di 20 minuti, va benissimo.
Che dire? Delusione completa. Era una cosa che volevo provare perché l'ho sempre vista ma non l'ho mai presa. Nei ristoranti italiani non vado a prendere la carbonara o qualcosa che posso fare con facilità a casa. Le abitudini alimentari qui sono molto diverse, ma comunque non giustifica il fatto che ci sia questo tipo di pasta, questo tipo di sugo, e non ci sia la vera carbonara, perché piace molto. E domenica a pranzo infatti si sono stupiti come potesse venire una carbonara cremosa anche senza utilizzare la panna, ma soltanto delle uova. Strano, però è così. Qui in Svizzera o in Germania la carbonara è questa. Ragazzi, io non voglio generalizzare dappertutto, sicuramente conoscerete qualche ristorante italiano che fa la vera carbonara, a Lugano ce ne sono, lo so, e l'andrò anche a trovare. Qui a Coira, che è la parte tedesca, dove non c'è poi tutta questa gran scelta di ristoranti, anche se di ristoranti ce ne sono veramente tanti, ma forse a Zurigo è più facile trovare una vera carbonara, qui è impossibile, io non lo so chi la fa. Poi se voi sapete qui a Coira chi è che fa una vera carbonara, un ristorante che fa una vera carbonara, magari scrivetemelo che la posso provare. Per il resto, delusione completa. Ragazzi, vi ringrazio per la visione. Se volete lasciatemi un commento, ditemi che ne pensate di questa carbonara con la panna e lo speck. E noi ci vediamo al prossimo video. Voletevi bene. Ciao.